Buongiorno a tutti. L'argomento che tratterò riguarda in particolare le misure previste dal Piano d'Azione Nazionale per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. Da un certo punto di vista sono fortunato perché il 26 marzo scorso, quindi pochi giorni fa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che detta le linee guida per l'adozione di queste misure. E quindi il mio compito oggi è quello di illustrare in maniera sintetica quello che queste linee guida prevedono. Prima di arrivare, diciamo, a questo che è un po' il cuore della mia presentazione, vorrei richiamare alcuni aspetti, diciamo, di quadro, cioè dove ci troviamo. La direttiva 2009-128 discende dalla strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi che è stata lanciata nell'ambito del sesto programma di azione in materia di ambiente dell'Unione Europea. Questa strategia prevedeva l'adozione di alcune norme legislative. Qui io ne ho riportate quattro, ma ve ne sono almeno altre due, ma ho riportate quelle che a mio avviso erano più significative per il discorso che facciamo oggi. Quindi la direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il regolamento 1107 del 2009 che detta le regole per la valutazione e l'autorizzazione sia delle sostanze attive che dei prodotti fitosanitari, il regolamento 1185 del 2009 riguardante le statistiche sui pesticidi e infine la direttiva numero 127 che riguarda le caratteristiche delle nuove macchine immesse sul mercato per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Ovviamente oggi ci concentriamo la nostra attenzione sulla direttiva sulla direttiva 128 del 2009 che è stata recepita, come immagino sappiate, nel 2012 con il decreto legislativo numero 150. Richiamo soltanto due aspetti a mio avviso importanti. La competenza per l'attuazione di questa direttiva è una competenza che vede l'azione combinata di più amministrazioni, quindi a livello centrale sono tre ministeri che svolgono questa funzione: il Ministero delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e della Salute. Ma questa funzione di attuazione è affidata anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e quindi, diciamo, le autorità competenti sono costituite da una pluralità di soggetti che proprio per questo devono tentare il massimo grado di coordinare le proprie azioni. Il secondo aspetto è che la direttiva è una direttiva quadro, una direttiva ombrello che affida agli Stati membri, attraverso lo strumento del Piano d'Azione Nazionale, il compito di stabilire le misure e l'intensità di queste misure. Questo Piano d'Azione Nazionale noi l'abbiamo concordato appunto tra gli Stati centrali e regioni alla fine del 2013 e il 22 gennaio del 2014 è stato emanato il decreto interministeriale d'intesa con la conferenza Stato-Regioni che appunto definisce il piano d'azione nazionale. Infine, diciamo l'ultima, anche se non è l'unica, ma quella che mi sembrava più significativa, è quella appunto che citavo poc'anzi, relativa alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e la tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette. Il piano d'azione nazionale prevede alcuni obiettivi generali che richiamo brevemente: la riduzione dei rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari, la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari attraverso la promozione di nuove tecniche di difesa fitosanitaria, su cui parlando il direttore Caccopardi nel precedente intervento, la protezione della salute degli utilizzatori, della popolazione e dei consumatori, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della biodiversità.
la quantificazione degli obiettivi che persegue il piano è stata rinviata a un atto integrativo del piano d'azione, questo in quanto nel momento in cui abbiamo discusso il piano d'azione non era ancora chiaro il quadro degli strumenti finanziari che la nuova politica agricola comune avrebbe messo a disposizione degli Stati membri. Il quadro che poi è stato illustrato per la parte che riguarda lo sviluppo, il sostegno allo sviluppo agricolo proprio dall'intervento precedente. Quindi oggi siamo già in grado di quantificare anche gli obiettivi, così come la direttiva prevede. Tutti gli Stati membri hanno adottato un piano d'azione nazionale e questi piani d'azione nazionale sono consultabili nel sito organizzato dalla Commissione europea che vedete qui. Ecco, in breve le sette azioni, il piano d'azione nazionale prevede sette azioni e sono queste: un'azione indirizzata principalmente alla formazione degli utilizzatori, dei distributori, dei consulenti. Apro una brevissima parentesi sui consulenti perché l'intervento precedente ha indicato come risorse sono destinate anche alla formazione di organismi di consulenti e quindi questo è un aspetto che dobbiamo considerare con particolare attenzione. Sensibilizzazione, quindi informazione della popolazione e sorveglianza sanitaria, è previsto poi nella mattinata un intervento specifico su questo argomento della sorveglianza. Il controllo periodico delle macchine titolatrici, anche questo aspetto è stato richiamato, aggiungo soltanto che il controllo delle macchine innovatrici è di particolare rilevanza per ridurre l'impatto sull'ambiente associato all'uso dei prodotti fitosanitari. Si calcola che almeno il 30%, fino al 30% del prodotto distribuito non raggiunga la coltura, non raggiunga il bersaglio, per cui noi possiamo lavorare molto e ottenere risultati significativi sotto il profilo quantitativo lavorando sulle macchine. Il divieto di irrorazione aerea, non mi dilungo su questo, e le misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e le aree specifiche, tra cui le aree naturali protette e i siti di natura 2000, su cui interverremo fra poco. La corretta gestione nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e infine la difesa integrata, il metodo di produzione biologico e l'uso di prodotti a base di sostanze attive a basso rischio, perché ancora questa categoria di sostanze attive a basso rischio non sia una categoria ancora definita, ma comunque il regolamento 1107 del 2009 ne prevede l'individuazione. Quindi abbiamo misure per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi previste dal piano d'azione nazionale e brevemente cercherò di fornirvi un quadro insieme e poi abbiamo misure indicate dalle linee guida che sono state appena pubblicate. Vediamo prima di tutto le misure previste dal piano d'azione nazionale. Le richiamo con il duplice scopo di in qualche modo indicare appunto a chi è in capo la competenza della dell'attuazione, ma anche allo scopo di dare un quadro d'insieme. Abbiamo la definizione di linee guida a livello nazionale, cosa già fatta e che vedremo fra pochi minuti. Al punto 2 abbiamo la messa a disposizione delle regioni e degli enti gestori delle aree naturali protette di informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tossicità, ecotossicità, destino dell'ambiente e caratteristiche fitosanitarie dei prodotti in commercio. Noi l'abbiamo ancora fatto ed è una cosa urgente, siamo in ritardo e stiamo lavorando perché questo appunto sia che queste informazioni siano messe a disposizione in una forma anche accessibile e fruibile. Il terzo punto riguarda l'adozione di misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette ed è un atto successivo all'emanazione delle linee guida, quindi sulla base di queste linee guida le regioni e le province autonome, quando nomino regioni intendo anche le province autonome di Trento e Bolzano, quindi per semplicità dirò soltanto le regioni, e le regioni sulla base delle linee guida scelgono
le misure che ritengono più appropriate in relazione alla valutazione di impatto socio-economico e in relazione alle criticità che sono presenti sul territorio. Al punto 4 abbiamo l'adozione di misure volontarie, sempre a livello regionale, in particolare nell'ambito della definizione dei piani di sviluppo rurale, dei piani regionali di sviluppo rurale. La quinta misura riguarda la definizione di criteri ambientali da inserire nei capitoli tecnici, nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie, le strade, le autostrade. Questo provvedimento, che ha ovviamente una natura molto tecnica, è in corso di predisposizione. L'obiettivo, come indicato dal piano nazionale, è di arrivare a definire questi criteri ambientali minimi entro il febbraio del 2016. La sesta misura riguarda l'adozione a livello regionale, tenuto conto delle linee guida nazionali e delle misure specifiche per aree naturali protette e siti Natura 2000, vale quanto detto prima. La settima misura riguarda la definizione di disposizioni per il divieto di impiego di prodotti pericolosi per gli ecosistemi acquatici nelle zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide di importanza internazionale. Anche qui l'obiettivo indicato dal piano nazionale è di arrivare a questa definizione entro il febbraio del 2016. Infine, l'adozione a livello regionale di misure volontarie riguardo alle aree naturali protette. Anche qui rinvio a quanto è stato detto nella precedente relazione. Vediamo adesso le misure indicate dalle linee guida che sono state appena definite e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Premesso che le regioni e le province autonome individuano le misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, di cui al paragrafo A5.2, e le misure per la tutela dei siti Natura 2000 e aree naturali protette, di cui al paragrafo A5.8, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che le misure indicate nelle linee guida mirano a integrare le finalità delle direttive sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, della direttiva quadro sulle acque e delle direttive habitat e uccelli. E in secondo luogo vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che il processo di scelta delle misure da parte delle regioni dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti con competenze a livello territoriale in materia di prodotti fitosanitari, tutela dell'ambiente e tutela della salute. Quindi questo coinvolgimento, questa integrazione nella definizione delle misure, a nostro avviso è un elemento essenziale. Sono state individuate 18 misure, suddivise in misure di riduzione del rischio, dalla numero 1 alla numero 14, e misure complementari dalla numero 15 alla numero 18. Ogni misura è illustrata in una specifica scheda tecnica che ne riporta la descrizione, gli ambiti e le modalità di applicazione. È raccomandata l'associazione contemporanea di più misure per aumentarne l'efficacia, sfruttando le possibili sinergie. Gli obiettivi da raggiungere attraverso queste misure possono richiedere, a seconda dei casi, un'applicazione obbligatoria o un'applicazione volontaria. Le misure indicate dalle linee guida non sono state classificate in base alla possibile applicazione obbligatoria o volontaria, in quanto tale scelta sarà effettuata dalle regioni in accordo con gli altri enti territoriali interessati nell'ambito dei programmi e delle priorità regionali di intervento. Quindi vi sarà una piena autonomia nella scelta di quali misure rendere volontarie e quali misure rendere obbligatorie. I criteri di scelta di queste misure sono indicate in un capitolo introduttivo di questo decreto, e il primo criterio di scelta è la presenza di criticità a livello territoriale relativamente alla qualità delle acque e allo stato di conservazione delle aree naturali protette.
Il secondo elemento di scelta, il secondo criterio di scelta è il tipo di rischio che si intende mitigare e il target da proteggere. Ovviamente il terzo criterio è l'impatto socio-economico di ciascuna misura e anche il fabbisogno di formazione, che anche qui mi ricollego alla relazione precedente, la possibilità di integrare le misure negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, quindi soprattutto nei piani di sviluppo rurale, nei piani di gestione dei siti di natura 2000, eccetera. Il quinto criterio riguarda la disponibilità di strumenti di sostegno finanziario per l'applicazione di queste misure. Il sesto criterio riguarda le sinergie, abbiamo già detto, ottenibile con l'associazione di più misure, e infine le informazioni che risultano, che sono disponibili da precedenti attività di monitoraggio e anche, non ultime, le indicazioni da parte dei portatori di interesse attraverso appropriate consultazioni. Le elenco brevissimamente perché ormai sto per esaurire il tempo a disposizione, ma vediamole una per una e poi facciamo delle considerazioni conclusive. La prima misura riguarda la realizzazione o gestione di una fascia di rispetto non trattata. La seconda è l'utilizzo di oggetti antideriva e di macchine idrolattrici con sistemi antideriva. La terza misura riguarda l'utilizzo, la creazione di siepi e barriere artificiali. La quarta è la realizzazione e la gestione di una fascia di rispetto vegetata. La quinta, l'utilizzo della tecnica del solco. La sesta, misure di contenimento del rifiorellamento da prodotti fitosanitari dovuto a erosione del suolo. La settima misura riguarda la limitazione o la sostituzione di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione. L'ottava, la riduzione della quantità di erbicidi attraverso l'utilizzo di strategie alternative di applicazione dei prodotti. La nona misura, la limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta misure di mitigazione del rischio per organismi non bersaglio. La decima, la limitazione o la sostituzione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento dello stato ecologico buono delle acque superficiali. L'undicesima, lo stato di qualità, lo stato chimico delle acque sotterranee buono. La dodicesima, la limitazione di prodotti fitosanitari che non sono stati oggetto di attività di monitoraggio ambientale. La tredicesima riguarda la tutela di specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive habitat e uccelli. E infine la quattordicesima misura, l'adozione di sistemi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei loro rifiuti, caratterizzati questi sistemi da elevati standard di sicurezza. E qui abbiamo esaurito le misure di mitigazione del rischio, mentre le misure complementari riguardano la quindicesima, l'incremento dei livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari, la sedicesima, le misure per la tutela della conservazione di specie e habitat per interesse comunitario, la diciassettesima, la formazione e la consulenza specifica per la corretta applicazione di queste misure e infine l'attuazione di azioni di valorizzazione commerciale. Queste sono le 18 misure che ciascuna regione, ciascuna provincia autonoma può scegliere all'interno del menu che è contenuto in queste linee guida. Le linee guida dedicano un capitolo introduttivo al tema del sostegno finanziario all'applicazione delle misure tramite gli strumenti previsti dalla PAC e in particolare dal regolamento numero 1305 del 2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale. Giustamente il direttore Caccopardi richiamava che anche il primo pilastro può essere utilmente utilizzato a questo scopo. È un elemento di riflessione, a mio avviso, molto, molto utile e molto importante. Gli articoli del regolamento 1305 del 2013 che rendono praticabile il sostegno finanziario delle misure individuate dalle linee guida sono l'articolo 17, il 28, il 29 e il 30, ma giustamente nella relazione di questa mattina lei ci ha indicato anche l'articolo 35 e anche altri articoli. Io li ho analizzati nello specifico, ma visto che l'ha fatto molto meglio di me il dottor Caccopardi, vi risparmio questa indicazione
specifica relativa agli articoli del regolamento 1305, ma serviva semplicemente per dire a cosa ci possiamo legare nei programmi di sviluppo, di sostegno allo sviluppo urbano. Concludo richiamando il contesto attuale, che è un contesto nuovo rispetto a quello del 2009, quando la direttiva fu adottata, e che è anche un contesto caratterizzato dal nuovo programma di azioni in materia di ambiente, il settimo programma, che è stato intitolato Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. È il programma di azione dell'Unione Europea approvato con decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo 1386 del 2010. Riguardo alla legislazione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'Unione Europea ha stabilito di monitorare l'attuazione di questa legislazione e, se necessario, aggiornarla entro il 2020. Fermare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione. E credo che nella lectio magistralis di oggi pomeriggio ci sarà un riferimento anche a questo tema, appunto della tutela degli insetti impollinatori, ripristinando entro il 2020 almeno il 15% degli ecosistemi degradati. Infine, rafforzare l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle diverse politiche europee allo scopo di salvaguardare il capitale naturale. Mi pare che anche questo aspetto nella nuova politica agricola comune abbia trovato un forte riscontro. Grazie per l'attenzione.